Ragazzi, siamo arrivati, 15 gradi, e già c'è luce. Ragazzi, benvenuti in questa battuta dei funghi. Oggi siamo saliti a una quota superiore a quella dell'altra volta. Ho voluto provare in un altro spot, tutt'altro tipo di vallata. Come avete visto, la temperatura qua è molto bassa, siamo sui 15 gradi. Quindi siamo partiti da Genova che c'era 34 gradi, siamo finiti qua a 15. Per fortuna in macchina porto sempre un cambio, porto sempre comunque anche qualcosa di più pesante, anche perché, come voi sapete, chi gira boschi ha bisogno comunque sempre di avere un cambio e coperture per la pioggia, felpe, perché si può chiaramente abbassare la temperatura. Ora ci appropinguiamo in una bella faggeta. Qua siamo a quota 1500 e vediamo se questa mia scelta mi dà ragione. Speriamo di poter condividere con tutti voi un bel po' di funghi. Questo me lo auguro, ma non posso promettere, ok? Dai, seguitemi. Scusate il fiatone, ma come vi ho detto, abbiamo cambiato quota, quindi stiamo facendo una bella rampa e, se vedete, giù verso il basso è proprio bella ripida, anche lì a salire, non so se riesco a rendervi l'idea. Qua finalmente posso condividere il primo boletus di questa battuta. Wow. Scusate la poca luce, ma la poca luce. Ok, ora sono riuscito a mettere il flash, anche se, come potete vedere, è tutto chiaro. Qua. Oh, ma che spettacolo. Bellissimo, fantastico, guardate qua, prima della giornata, andiamo avanti. Sto continuando questa battuta, sento delle macchine in lontananza che si stanno muovendo, quindi sicuramente i fungaioli vanno un pochino in perlustrazione. Io adesso stavo scendendo un costone quando ho intravisto un fungo che, ragazzi, lo voglio condividere con voi perché mi dà l'idea che sia proprio lui, ma è un ceppo esagerato. Aspettate che non voglio stare con... Ecco qui, lo vedete lì, ragazzi? Lo vedete che è lui? Ragazzi, è lui, è lui. Ma che bomba! Che bomba, ragazzi! Che bomba! Porco boia! Che spettacolo! Che fungo, ragazzi! Che fungo! Massiccio! Molto massiccio! Ragazzi, che roba, che cannone, ragazzi, guardate qui che cannone, spettacolo ragazzi, spettacolo. Ho trovato uno, ma sembra rosicchiato dalle lumache. Opa. E guardate qui che roba, che peccato, proprio un peccato, però
no gambi camolati, eh? Allora, ci sono, come potete sentire, un mucche al pascolo e a queste altitudini ci sta. Si stavano a pascolare e a brucare erba bella fresca di altitudine. Come avete visto poco fa c'era una famiglia, uno mi ha visto, ha iniziato a correre come un pazzo, come se dovesse andare a primeggiare, ma poverino. Mi dispiace solo per lui, ma di funghi lì dove giravano non ne trova neanche mezzo. Comunque, vabbè, se correre il loro metodo, saranno allora ricchi di cappotti. Ascoltate, io adesso mi sono spostato per togliermi da quel personaggio e mi avvicino sempre di più al pascolo e vedo qui un bel fungo. Peccato che qualche lumachina, qualche piccolo roditore, sembra più una lumachina, si è nutrito di questo bellissimo fungo. Opla. Vedete, fungo ancora a limenoforo giallo, quindi è segno che ha giusto qualche giorno, poi ha avuto tempo di le lumache di potersene nutrire, mentre il gambo sento che è legnoso, quindi direi che ospiti non ne abbiamo. Ragazzi, si continua la battuta. Vedete, quando trovate lungo il bosco questa sorta di spalle bagnate, come fosse un rigagnolo, vedete che fila un goccino di acqua di sorgente. Dovete sempre controllare ai bordi, a destra, a sinistra, salendo e scendendo. E allora qui potrete trovare qualche bel porcino, proprio perché sfrutta l'umidità, diciamo, del punto della sorgente, e quindi ci sono buone possibilità che anche in periodi caldi possiate trovare lungo queste bordature qui i funghi. Tenetelo bene a mente, eh? Guardate un po' qui che sorpresa, guardate qui che massiccio, mamma mia, guardate qui che roba. Ragazzi, che roba! Guardate qui che spettacolo! Meraviglia! La nostra battuta sta continuando, le temperature si sono alzate parecchio e si inizia a sudare seriamente. E sono in questo aperto, come potete vedere, e da lontano mi pare di scorgere qualcosa, però voglio condividerlo che voi, magari mi sbaglio, potrebbe essere un luridus, perché se non è un luridus, ragazzi, è un fungo da erba che sarà sicuramente maturo da quello che intravedo da distante, ma è una cosa esagerata. Porca Eva, non è un luridus, è lui, è lui, guardate qui che roba, porca Eva, vediamo un po', oh mamma mia che lenzuolo, porca Eva, guardate che roba, e questo sarà buono da seccare, mamma mia che cipolla. Dai ragazzi, qua il gioco si fa serio, si fa molto serio. Ma sì. Oh,
Che meraviglia, ragazzi. Che bombe. Ragazzi, oggi mi sa che se continua così facciamo un'altra bella battuta. Guardate qui che spettacolo. Massiccio. Bello. Ragazzi, qui abbiamo un bel giovanotto. Ecco, un altro stivalis. Un bel giovanottino, eh. Oh. Peccato, il gambo camolato questo qui. Peccato, però sotto è sano, eh. Ok, va bene. Cari amici, la battuta sta andando avanti, si è annuvolato il cielo, anche se fa parecchio caldo, adesso si è alzata un'arietta freschina che dà tempo di burrasca. Questo era già preventivato, il meteo l'aveva dato, quindi ci aspettiamo una ramazzata d'acqua. Per adesso cerchiamo di sfruttare il momento che non piove. Allora, stavo controllando questo bellissimo bosco, come potete vedere, quando mi si è parato questo estivalis. Sarà maturo sicuramente. Peccato, peccato. Questo qui lo secchiamo, eh? Lo secchiamo però un attimino, perché vabbè, sono qua, perché l'ho visto invece un fungo degno, perché questo qui è veramente un fungo degno, un fungo spettacolare. Questo è massiccio. Questo sì, questo si compensa tranquillamente quell'altro, eh? Dai, inizia a fare veramente caldo. Oh, quello lì, il bimbo. Stavo guardando questa radicata qua, e qua a fianco cosa c'è? Un bimbo, un bimbo. Bangde, bello questo bimbo qua. Guardate che cipollone, e qualcuno si è divertito a staccarlo. È proprio un peccato, poi sarebbe buono impanato e fritto, un bel Regius. Lo vedete che spettacolo? Che bomba, ragazzi! Mamma mia! Wow! Wow, che meraviglia! Questo è sanissimo! Questo qui in insalatina ce lo facciamo proprio. Stavo percorrendo questa parte qui che è a margine di uno scoperto, di un tagliato, e cosa scopro qua? Un coccodrillo, ragazzi, un coccodrillo. Doveva lo facciamo seccare anche sto qui. Quella su, cos'è? Un fungo pure quella là. Peccato. Questo ce lo lasciamo però. Sì, questo qui lo lasciamo. Troppo andato. Base dell'albero, faggio. E nascosto qui a prendersi il fresco. Un estivalis. Le lumache, tant'è, se lo sono mangiati, eh? Però vermi no, vedete? Non c'è vermi. Vabbè, c'è problema. Allora, stiamo andando avanti con la battuta. Ho posato la gerla sulla macchina, mi
sono portato una rete, perché ora voglio fare, finito il grande giro, voglio fare dei piccoli spot, perché sono boschi questi dove sto cercando in questo momento, che sono misti. Misti vuol dire che comunque ci sono spalle che fanno funghi dell'estate, quindi estivalis, e funghi che fanno funghi del freddo, edulis. Quindi devo fare delle piccole tappette, e allora mi sono portato solamente la rete. Ora sono arrivato in questa pianeta qui, vi faccio vedere questo bel fungotto, che anche questo qui, vedete, se l'è mangiato una lumaca. Peccato, perché olì, che spettacolo, guardate qui che fungo, guardate, e se l'è mangiato fino alla base, guardate. Seguiamo la battuta. Allora, sono arrivato adesso, dopo aver fatto quelle due rampe, una bella spianata, e come arrivo qui, in questo aperto qui, devo dire che trovo, prima mi cade l'occhio su questo bombolino qui, guardatelo qua, ma lo lasciamo qui. E invece, subito qua a fianco, dove si è fermata, vedete, la foglia ha fatto un po' di cuccia, quindi ha recuperato un pochino più di acqua. Guardate qui, è mangiato dalle lumache, ma un fungo veramente di legno. Guardate qui che meraviglia, guardate. Peccato che le lumache siano così voraci, devono avere una fame incredibile. Però io preferisco le morsicate delle lumache, chiaramente, che i vermi nel gambo. E questo direi che non ce l'ha, perché è duro come una pietra. Poi comunque li vedremo a casa. Altro giro, altro regalo. Scrunch, 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 vedete qua com'è chiaro, qua ha preso parecchio calore, questo è bello sanissimo, bello, bello. Oh, oh, oh. Cosa c'è qui? Cosa c'è qui? Un bel bimbo, ragazzi. Ragazzi, sta andando veramente alla grande, guardate qui. Meraviglia, ragazzi, che meraviglia. Oh, guarda qui cosa sono nascosti. Guarda qui. Ah, vi eravate nascosti, eh? Funghetti da seccare. Eh sì, sono da seccare. Peccato. L'essiccatore farà il suo sporco lavoro. Bene, cari amici, siamo giunti alla fine di questo fantastico video, dove ho potuto comunque condividere con voi parecchi ritrovamenti. Questa volta ho cambiato spot, ho cambiato vallata, sono salito anche di quota, sono arrivato a 1400-1500 metri sul livello del mare, sponde chiaramente a sud e ai margini degli aperti. Devo dire che, come avete potuto anche voi condividere, vedere quanti funghi abbiamo trovato, chiaramente, come voi sapete, ogni volta ve lo dico, non ho ripreso tutto, perché sennò ci voleva veramente dei giorni per poter fare dei video ultra lunghissimi. Già sono lunghi, perché qualcuno mi dice che sono troppo lunghi, però se dovessi riprendere veramente tutti i funghi che raccolgo, diventerebbe un video da 3 ore. Quindi ho cercato un attimino di riprendere quelli, diciamo, un pochino più facili da riprendere. Ora vi mostro tutto il raccolto. Chiaramente abbiamo trovato degli estivalis anche già molto maturi, molti morsicati dalle lumache, qualcuno sicuramente sarà verminato nel gambo, ma questo lo potremo solo constatare nel momento in cui li andremo a tagliare, e molti altri invece sono belli giovani, belli sodi, come ho sentito che facevano tamburello. Ora vi mostro tutto il raccolto. Ah, oh, yeah.
Questa è praticamente un'altra gerla, la seconda gerla del 2023. Sono veramente felice di averla potuta condividere con tutti voi. Che dire, ragazzi, se vi è piaciuto il video, mi raccomando un bel like qua sotto. Se avete da fare delle domande, commentate. Mi raccomando, commentate qua, non commentatevi su Facebook. Se il video vi è piaciuto, commentatelo qua sul canale YouTube, proprio sotto il video. Va bene, e spero di poter condividere altri video in futuro. I presupposti ci sono, ci sono delle perturbazioni che girano, quindi c'è la possibilità che a macchia di leopardo da qualche parte i funghi saltino fuori. Un saluto dal mondo di Fungo Amigia, vi abbraccio forte, ciao da Macineto.